Saluto da Ivan di Paco Digit. Oggi proviamo la Nikon D7000, una macchina che oramai ha già quasi un annetto di vita commerciale, ma che trovo che sia veramente uno dei modelli più interessanti del panorama delle reflex di fascia media. La D7000 ha sostituito la gloriosa D90, si posiziona a metà tra la D5100 e la semiprofessionale D300S, al punto che di recente qualcuno ha preferito andare sulla D7000 in attesa che arrivi la sostituta della gamma D300. La D7000, come dicevo, è una macchina di fascia media che è stata la prima a portare sul mercato il nuovo sensore da 16,2 megapixel di Nikon, un sensore DX, quindi con fattore di conversione 1,5 in casa Nikon, un sensore con delle prestazioni veramente, veramente interessanti, tanto che è abbastanza universalmente riconosciuto come il sensore DX migliore dell'ultima generazione. Altre caratteristiche di questa macchina sono un nuovo esposimetro a 2016 pixel, un nuovo motore di messa a fuoco estremamente veloce e preciso a 39 punti, quello della D90 era a 11. La D7000 monta naturalmente il classico attacco F di casa Nikon, che in questo caso è in grado di utilizzare ottiche non motorizzate, ma che non è provvisto di stabilizzazione ottica sul sensore, quindi dovremmo utilizzare delle ottiche stabilizzate qualora volessimo utilizzare la stabilizzazione sulla macchina. La D7000, così come la D90, è in grado di eseguire anche riprese video. Sulla D90 la Nikon ha fatto, diciamo, le prove; sulla D7000 la funzione video è stata espansa, direi quasi ai massimi livelli. Poi magari diciamo due parole anche un po' più precise da questo punto di vista. Macchina con un peso abbastanza ragguardevole, stiamo parlando di quasi 8 etti con la batteria da 1900 mAh e le due schede di memoria. Sfioriamo gli 8 etti di peso naturalmente senza l'ottica. Una macchina che trovo che abbia un'ergonomia veramente interessante, con delle dimensioni che non sono certamente piccole, non vanno a sfociare sicuramente nelle dimensioni tipiche di alcuni modelli professionali. Eccellente la qualità costruttiva, plastiche di buonissimo livello. L'anima della D7000 è un corpo in magnesio che addirittura viene protetto con delle guarnizioni che permettono alla D7000 di lavorare anche in condizioni, non dico estreme, ma un po' difficili. La D7000 resiste anche a livelli superficiali di polvere e di umidità grazie all'utilizzo di guarnizioni appropriate. Vediamo rapidamente qualche funzione del corpo macchina. Dico subito che cercherò di essere un pochino veloce e superficiale, perché sennò l'analisi di macchine come queste richiederebbe delle prove troppo lunghe. Nella parte frontale troviamo la luce ausiliaria per la messa a fuoco, l'infrarosso per comandare la D90 da remoto, quindi con un telecomando. Abbiamo naturalmente i tasti di sblocco della parte ottica, i tasti per il controllo della profondità di campo, il leveraggio per il controllo della messa a fuoco. Nella parte superiore troviamo, oltre alla calotta dell'illuminatore, troviamo anche la slitta per flash esterni, il secondo pannello con le informazioni relative alla nostra macchina, tasto di scatto. Quasi al tasto di scatto troviamo anche il tasto di accensione della macchina, controllo dell'esposizione.
Abbiamo poi la classica ghiera che può essere impostata su automatico, automatico senza flash, scene preimpostate, due profili utente che possono essere completamente personalizzati, oppure le classiche quattro letterine, PSAM, che vanno dal completo manuale ai controlli in priorità di diaframmi o di tempi, quindi una ghiera anche abbastanza ben affollata. La ghiera ha anche un secondo livello, c'è questa piccola rotella che ruota anche in questo caso coassiale alla rotella principale. Una rotella che non trovo proprio comodissima, è bloccata, va sbloccata con la pressione di questo tasto qui a sinistra e ogni tanto non è proprio agevolissimo comandarla. Comunque, questa rotella comanda sostanzialmente le modalità di scatto. Troviamo la scritta S, CL, CH, dove S sta per scatto singolo, CL comanda la cadenza in sequenza a bassa velocità, CH la comanda ad alta velocità. Abbiamo il tasto anche la funzione per scattare anche in modalità silenziosa. Ecco, parlando della grafica, bisogna dire che questo è un altro dei valori, secondo me, di eccellenza di questa macchina. Presenta un passo avanti importante rispetto alla D90. La D7000 è in grado di scattare una discreta sequenza di immagini a 6 frame al secondo, quindi una velocità di scatto già piuttosto interessante. La D90 si fermava a 4,5. Come dicevo, con delle schede di memoria che abbiano una classe medio-alta, la raffica sarà anche piuttosto prolungata. Qualora volessimo scattare con cadenza più bassa, ci basterà muovere la rotella su CL. Questo ci permetterà di regolare la velocità da un massimo di 5 scatti al secondo a un minimo di 1, quindi in base alle nostre esigenze. I tasti hanno una disposizione abbastanza consueta in casa Nikon, quindi a sinistra abbiamo questa fila di tasti in verticale, tasto menu, controllo del bilanciamento del bianco, valore ISO, qualità dell'immagine, oppure tasti che in seconda funzione funzionano da zoom o da blocco. Tasto di riproduzione dei contenuti e il cestino. Abbiamo qui in questo caso blocco delle esposizioni e del fuoco, un pannello, un pad per muoverci all'interno del nostro menu, un pad che si muove in quattro direzioni, quindi su, giù, destra e sinistra, un tasto informazioni per accedere alle informazioni del nostro display. E qui abbiamo anche il tasto del Live View. Premendo questo, non premendo, muovendo questo tasto verso destra, ecco, si è sentito distintamente il rumore, la D7000 alza lo specchio e si mette a funzionare come se fosse una compatta. Il sensore viene esposto direttamente e quindi la macchina si metterà a funzionare un po' come se fosse una normale compatta. Premendo il tasto rosso si avvierà la registrazione video. Pannello LCD, un bellissimo pannello da 3 pollici con risoluzione da 920.000 pixel, quindi un pannello estremamente definito e perfettamente visibile in quasi tutte le nostre funzioni. Il mirino è un'altra chicca vera di questa macchina, stiamo parlando di un mirino a copertura integrale, naturalmente un pentaprisma che permette veramente una visualizzazione eccellente delle nostre immagini. Presente naturalmente anche la seconda rotella. Nella parte di destra la macchina ha questo sportellino con il doppio slot per la scheda di memoria, doppio slot che ci permette di inserire due schede SD che potremmo scegliere di utilizzare in maniera separata. Per esempio, su una potremmo registrare il video, sull'altra le fotografie, oppure differenziare il tipo di fotografie che potremmo parcheggiare da una parte o dall'altra. Presente anche qui un nutrito numero di connessioni, porta HDMI, possiamo attaccare anche il GPS e tutta una serie di accessori. Parlando velocemente delle prestazioni di questa macchina, direi che sono, a mio giudizio, veramente di altissimo livello, parlando di
di fotografie. Il sensore, come dicevo, è un sensore che secondo me permette veramente delle grandi soddisfazioni. La parte video mi ha dato questo tipo di sensazione. Il video può essere regolato in tutto, più o meno come per la fotografia nelle funzioni manuali, quindi possiamo controllare i diaframmi, i tempi, le esposizioni, possiamo controllare più o meno tutto. Mi ha dato la sensazione che però questa cosa debba essere gestita da mani esperte per ottenere dei risultati che sono veramente superiori poi a qualsiasi compatta, a qualsiasi bridge, direi anche a buona parte delle videocamere che possiamo trovare di utilizzo comune nel mercato. Mi ha lasciato perplesso un pochino la messa a fuoco, nel senso che la macchina è in grado di mettere a fuoco automaticamente durante il video, ma se la lasciamo fare da sola mi sembra che sia un pochino lenta. Se ricorriamo a, se la aiutiamo nella messa a fuoco, quindi durante il video premiamo a mezza corsa il tasto di scatto, la macchina fa la messa a fuoco in automatica, ma la messa a fuoco diventa in questo caso un pochino troppo rumorosa. Tanto che diventa fastidioso poi nella fase di riascolto o di visualizzazione del video che abbiamo acquisito. Quindi direi che è un pochino complicato usare questa macchina, un po' per quelle applicazioni tipicamente amatoriali, diciamo da inquadra e scatta. Il video sembra collocarsi su un livello forse un po' troppo alto per un utente medio di questo tipo di macchine. Certamente il risultato che ne si può ottenere è eccellente. L'audio viene registrato in mono. Per registrarlo in stereo bisognerà utilizzare un microfono esterno. Bene, io direi che la panoramica per la D7000 si può fermare qui. Non riesco ad andare oltre perché problemi organizzativi ci impediscono al momento di fare delle dimostrazioni sia di foto che di video di questi prodotti. Quindi facciamo una visione superficiale della Nikon D7000, una macchina che personalmente trovo bellissima, mi piace veramente tanto. E che mi sento di consigliare davvero a chi abbia una passione evoluta per le macchine fotografiche. Ringrazio Alberto che ci ha messo a disposizione la sua macchina personale per questa prova e vi rimando ai prossimi test. Un saluto da Ivan.